Angelus Novus ho pubblicato nel 1987, ho iniziato nell'85, la soggettiva assoluta, allora ho cercato di fare quello che Pasolini chiama cinema di poesia. Come io vedo il mondo, una poesia, il mondo visto attraverso gli occhi, i sogni di un individuo e poi sono andato avanti, sono voluti 5 anni, raggiunta la soggettiva assoluta, ho cercato la soggettiva assolutamente giustificata, perché in Angelus Novus, nell'area di biciclette, chi vede il personaggio, i personaggi? Per registrarli e restituirli ci vuole qualcun altro, ci vuole una cinepresa, un operatore, uno scenografo, ci vuole il circo, il cinema. Non è assolutamente giustificata la soggettiva. Ma si può costruire un cinema che non ha bisogno di niente altro che l'autore che registra, che si registra, che racconta, e quindi ciò che vediamo non può essere più ricondotto a un artificio tecnico, a una finzione scenica. Nel 1990, scendendo dai Sabatini dove vivevamo, con Nefeli una mattina mi ho raccontato un desiderio di descrivere qualcosa che fosse giustificata, di andare oltre il cinema. E ho cominciato a parlarle di una possibilità di raccontare il mito di Narciso ed Eco. Quella mattina è nata la bobina dell'occhio ferito, che lui poi ha mirabilmente dispiegato in 2 paginette.